Montevideo Bay è il più lungo del mondo in tech, 1200 metri di lunghezza, 984 pali, alti 4 metri. Il ponte è costruito in modo da formare un'ampia curva per resistere ai venti e alle acque, prende il nome dal suo ideatore Ubei, governatore della città nel periodo in cui la capitale fu trasferita da Awa ad Amapura. Questo monastero sorge poco prima dell'inizio del Ponte Ubei, fondato nel 1942 e caratterizzato da un edificio di legno di pregevole fattura. Accoglie fan abbandonati o di famiglie povere che qui ricevono un'istruzione gratuita. La loro giornata segue i ritmi di quella dei monaci, per cui anche loro consumano il loro pasto intorno alle 10:15. Un monumento di un certo interesse è Umin Tozen, 30 grotte, contenente 45 immagini del Buddha disposte lungo un colonnato a forma di mezzaluna. Il Myanmar è l'unico paese del sud-est asiatico in cui la maggioranza della popolazione indossa nella vita di tutti i giorni indumenti in stile non occidentale. I tessuti di produzione locale sono in gran parte limitati alla produzione del logi. Gli uomini indossano una pezza di stoffa a scacchi, a quadretti o a righe, lunga fino alle caviglie. Per fermare il logi uniscono i due lembi sul davanti, quindi li legano con un mezzo nodo. Una delle due estremità viene assicurata alla vita, mentre l'altra può essere lasciata pendere o annodata in modo decorativo o addirittura trasformata in una piccola tasca per riporre le monete e chiavi. Ok. Oppure se vuole mettere qualcosa, qui possiamo mettere. La lamina d'oro viene battuta fino a diventare sottilissima, poi viene tagliata a quadri e venduta in pacchetti ai fedeli che la usano per dorare immagini sacre o persino interi stupa. Un quadrato di foglia d'oro normalmente ha uno spessore di appena un millesimo di millimetro, inferiore a quello dell'inchiostro stampato. Dorare un'immagine del Buddha o uno stupa è, per un fedele, un gesto altamente meritorio.